La prima volta che sono arrivata a Firenze non mi davo aspettative, ero lì per godermi il momento. Diciamo che ho tentennato nel scegliere di venire a Firenze, infatti chiedevo sempre un po' per tutta l'estate, dicevo a mia madre ma cosa faccio, ma vado, non vado. Avevo appena fatto 18 anni, comunque avrei avuto anche la maturità fuori casa. Ero in una classe in cui eravamo 4 femmine e 20 maschi, quindi erano veramente tutti dei fratelli e avrei fatto tanta fatica a staccarmi. Però a un certo punto mia mamma mi ha detto: senti, ma smettila di pensare, cioè buttati, se non va, torni indietro. Allora niente, ho deciso di accettare, sono venuta qui, ho dovuto fare la visita medica e per iniziare perfettamente ho dimenticato i documenti, giusto perché andava bene così. E mi ricordo che Gregorio mi spiegava un po' tutta la città, mi diceva qui c'è la gelateria più buona, qui ci sarà questo, qui ci sarà quello. E all'inizio ero anche abbastanza spaventata, comunque essendo la mia prima esperienza fuori casa. Ricordo che eravamo a Verona e faceva veramente caldissimo, mi ricordo che sudavo veramente tanto e a un certo punto il mister mi ha detto: Zazzera, vai a scaldarti, no? Allora andavo a scaldarmi, un giorno tranquillo, di solito sono un po' ansiosa, un po' agitata, invece quel giorno ero proprio tranquilla, no? Ho detto vabbè, vediamo se mi mette, se non mi mette, e tempo 2 minuti mi chiama, allora io di già. Allora niente, poi entro, mi ricordo che mancavano 10 minuti se non erro e non lo so cosa è successo in quell'istante, ho visto solo che davanti a me avevo Ilaria Mauro che a un certo punto è stata tirata giù da un avversario, mi sono ritrovata quella palla lì e ho pensato l'unico modo che ho di prenderla è girarmi all'indietro. Come va? Va e poi alla fine è uscito il gol. Col spogliarello. Con lo spogliarello. E vabbè, andava festeggiato. 1-1, che fai, non festeggi, te ne privi. Ancora Linari nel mezzo, toccata, c'è un intervento irregolare, Zazzera! E gol, pareggio della Fiorentina! 49esimo minuto, pareggio della Fiorentina! Io ho sempre pensato che io e Firenze abbiamo avuto un rapporto a tratti contrastante, a tratti ci siamo amati. Ci sono stati momenti in cui ho sentito che non era il mio posto e me ne sono andata, ma quando me ne sono andata mi mancava casa, perché quando mi ha accolto da giovanissima è come se fosse diventata veramente la mia seconda casa. E non so cosa spiegarti, è proprio un posto che mi ha cresciuto, che mi ha fatto da mamma, da famiglia, che mi ha insegnato tanto, che dai miei 18 anni ad oggi mi ha trasformato, se vogliamo, in una donna. E quindi oggi sono ancora più felice di essere ritornata qui dopo quello che ho passato. È finito il prestito con il Sassuolo e la Fiorentina mi ha detto: guarda, devi venire a Firenze, dobbiamo fare le visite mediche. E allora ho detto va bene, quindi da un giorno all'altro ho preso le valigie, sono arrivata a Firenze e mi dicono l'orario della visita medica, io tranquilla vado a fare la visita medica pensando ma sì, sono le solite visite che ormai faccio da 10 anni a questa parte, che tanto sono sempre quelle. Mi ricordo che sono entrata ed ero proprio spensierata, tranquilla, non avrei mai immaginato una cosa del genere. Mi ricordo che esce una mia compagna dall'ecografia sotto sforzo e io sto dentro 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti e il medico diceva non la vedo. E io dentro di me ho detto cos'è, cioè non sono un medico, non me ne intendo, però dentro di me ho detto cos'è che non vede, no? Quindi dopo un'ora di ecografia mi alzo e lui mi dice forse c'è un problema alla coronaria destra. E io ho detto in che senso, no? Mi fa guarda, non te lo so dire, bisognerà fare degli esami più approfonditi per capire che cos'è. Quindi io all'inizio capivo ma non capivo, ero un po' sulle nuvole, non ho realizzato, anche perché poi sono andata a fare la prova sotto sforzo sulla bicicletta e loro mi hanno detto va bene, ti contatteremo più avanti per fare altri esami. E quindi io, cioè, da quel venerdì sera di quella visita medica poi non sarei mai andata a pensare alla notizia che poi ho scoperto dopo.
Il lunedì mattina ci convocarono qui al Franchi per fare una riunione anche con tutte le altre mie compagne e venne la dottoressa a dirmi: guarda, domani devi andare a Roma a fare degli esami in più per il cuore. E io ho detto: va bene. Allora arrivai al gemelli, alla medicina dello sport, e mi fecero fare un eco Doppler in cui arrivò il primario e in 5 secondi mi toccò il petto con proprio movimenti semplicissimi e mi disse: ecco come mi aspettavo. Allora lì ho iniziato a realizzare che forse era un qualcosa più grande di quello che io potessi pensare. E lui mi fa: però aspetta, vediamo la visita sotto sforzo come va e poi, cioè, ti dico, no? Vabbè, io ero un po' ansiosa, ma in realtà più che ansiosa ero spaesata. Non avrei mai pensato che potesse essere qualcosa al cuore. E alla fine della visita mi ricordo il medico che mi disse: noi giochiamo con la tua stessa maglia. E allora lì ho detto: ok, ma questo cosa vuol dire? E lì mi dissero: guarda, hai un'anomalia congenita alla via coronaria destra. Ma non mi dissero subito dell'operazione. Si presero del tempo per studiare il caso, quale potesse essere la scelta migliore per me, per il mio cuore, ma fondamentalmente non per giocare a calcio, perché era un problema proprio per vivere. E da lì poi a 3 settimane mi convocarono al centro sportivo e mi dissero, eravamo in questa sala, mi ricordo solo che c'erano tantissime foto, ma dietro di me c'era la foto di Davide, non so perché, ma mi ha catturato quell'immagine. E nel momento in cui il dottore mi disse: guarda, tentennava anche lui, io c'avevo il cuore veramente in gola, mi fa: guarda, hai questo problema. L'unico modo per far sì che tu possa vivere anche, non solo giocare a calcio poi era relativo, è operarsi a cuore aperto. E in quel momento mi si è come se tutto intorno mi si fosse veramente fermato e io avevo questa foto di Davide dietro e c'è stato un qualcosa di strano, no? A volte mi sono chiesta perché lui no e io sì, perché un altro muore in campo, non troverò mai una risposta, però sono cose che secondo me poi nel tempo pre-operazione ho sempre pensato e mi sono sempre chiesta: ok, è un miracolo, non so a cosa sia dovuto, però era una cosa che non riuscivo ad accettare, non ho realizzato, ci ho messo veramente un sacco di mesi a capirlo. Nel corso della visita di idoneità che si svolge all'inizio stagione è emerso un problema congenito, una anomalia di posizionamento della coronaria destra, dell'origine della coronaria destra, che appunto nello sviluppo embrionale di Danila si è venuta a creare in una posizione che è quella non corretta, una posizione anomala. Questo costituisce una problematica non solo per il rilascio dell'idoneità agonistica, ma una problematica per la vita di un paziente a cui viene diagnosticato questo tipo di problema. Il primo riscontro è stato fatto attraverso l'esame ecocardiografico che è previsto nei protocolli per il rilascio dell'idoneità agonistica negli atleti professionisti. Alla diagnosi ecografica ovviamente è seguita una diagnosi più approfondita da un punto di vista radiologico, quindi Danila è stata sottoposta ad un angiotac coronarica che appunto ha mostrato esattamente il decorso della coronaria anomala e quindi il punto di insorgenza e anche il decorso all'interno della parete ventricolare. Chiaramente questo tipo di anomalia, e qui usciamo dall'ambito sportivo ma entriamo nell'ambito
clinico di una paziente o di un paziente a cui viene diagnosticato questo tipo di problematica deve andare incontro a correzione chirurgica per salvaguardare appunto la vita stessa della persona a cui viene fatto questo tipo di diagnosi. E quindi una volta che si è studiato l'esatto percorso della coronaria anomala, si studia dove poterla riposizionare, cioè nella posizione dove dovrebbe nascere secondo natura, e quindi l'intervento è un intervento correttivo di riposizionamento che viene fatto a cuore aperto, a cielo aperto, ed è un intervento estremamente delicato, il cui successo spesso ha una percentuale non del 100%. Quindi in questo caso, nel caso di Danila, la correzione ha avuto successo per il posizionamento, ma ha avuto anche successo per quanto riguarda la funzionalità. Quindi il percorso che abbiamo seguito poi di riabilitazione post-cardiochirurgica ha avuto dei risultati eccellenti, tant'è che la conseguente rivalutazione da un punto di vista, in questo caso sportivo, ha mostrato un recupero totale. Mi ricordo che dopo che mi dissero dell'operazione a cuore aperto, tornai subito a casa, a Milano, e ci misi un mese buono ad accettare, no? A convincermi del fatto che dovessi operarmi, no? E a casa cercavano tutti di farmi pesare il meno possibile la cosa, cercavano di scherzare, di ridere, di farmi distrarre, però io non, cioè la mia testa era solo lì, magari guardavo il soffitto, piangevo, oppure cercavo, no, anomalie, cercavo di capire cosa mi stesse succedendo, anche perché veramente dal momento in cui me l'hanno detto proprio all'accettazione sono passati veramente tanti mesi, ma anche quando ero in ospedale io a un certo punto ho detto no, me ne vado, non ce la faccio. E invece poi a casa mi dicevano ma no, non ti preoccupare, sono interventi di routine, si fanno, e io dicevo vaci tu allora se sono interventi di routine, cioè non ho capito io. E niente, poi alla fine tra una lacrima e l'altra, un urlo e un altro, un non mi voglio operare, non lo so, ma smetto, ma tutto, sono arrivata poi all'ospedale. Prima dell'operazione mi sono detta goditi quello che hai, cerca di arrabbiarti il meno possibile, cerca di dare il giusto peso alle cose, di viverti spensierata come hai sempre vissuto prima di sapere di questo problema, di goderti la famiglia, gli amici, le persone che mi sono sempre state vicino. E poi come deve andare, andrà. A un certo punto ho anche smesso di pensare, ho detto ok, se deve andare va, e se non deve andare vorrà dire che non doveva andare. Ho avuto un crollo una settimana prima di operarmi e infatti continuavo a dire ai miei amici ma se muoio, ma se non la supero, ma cosa posso fare? E tante volte mi sono ritrovata tante volte ho pensato di non farcela e mi sono ritrovata a piangere nel letto, a piangere con mia mamma, con i miei amici. Però a un certo punto o lo fai o lo fai, non è che hai tanta scelta, ma proprio al di là di giocare a calcio, se io, perché mi avevano spiegato ovviamente che era proprio un problema vivere, qualsiasi tipo di sforzo era un possibile problema, cioè io potevo fare le scale, poteva venire un infarto, potevo portare una cassa d'acqua, potevo morire, e quindi lì a un certo punto dici allora o vivi consapevole del fatto che potresti morire da un momento all'altro, oppure ci provi, magari ci provi va bene, magari ci provi e potrai avere altri problemi, però se veramente ti dicono guarda ce la puoi fare, guarda devi stare tranquilla, sei in buone mani, a un certo punto ti metti sia il cuore in pace che l'anima in pace e dici va bene, lo facciamo.
questi mesi, 10 lunghi mesi, diciamo che il calcio l'ho un po' accantonato, ho fatto una vita completamente diversa, sono andata a lavorare da mio padre, anche perché nel momento in cui mi avevano detto guarda non so se ce la farai, allora a un certo punto, ovviamente dopo l'operazione, dopo il risveglio e tutto quanto, ho detto ok, non ce la faccio, vorrà dire che dovrò cambiare vita, potrò fare altro, mi inventerò altro, insomma. Cioè non, certo, è sempre stato il mio sogno fin da bambina che poi sono riuscita a realizzare, però vorrei dire che se sono viva oggi e è successo quello che è successo, non sarà un problema cambiare vita. Questo, cioè, non implica che il calcio non mi è mancato, che l'erba del campo non mi è mancato, che tirare anche due calci al pallone non mi sia mancato. Però ci sono stati momenti in cui l'ho veramente messo da parte, con la speranza poi io veramente un giorno di poter dire ce l'ho fatta, però quelle sono state consapevolezze che sono arrivate dopo tanti mesi dall'operazione, nel momento in cui ho iniziato a fare le visite a Roma, nel momento in cui mi hanno detto guarda c'è un briciolo di speranza, ovviamente va coltivata, ce la devi fare, ci devi impegnare, mi raccomando. Allora, da gennaio in poi, passetto dopo passetto, visita dopo visita, ho ripreso un po' in mano il calcio. Ok, passare quello che è passato l'hai fatto, quindi la parte più difficile in teoria dovremmo averla passata. Buttati, come ti sei buttata a 18 anni che sei andata a vivere in un'altra città lontano dalla tua famiglia, buttati. Ce la potrei fare, ce l'hai fatta, ti darei una pacca sulla spalla e dici oh ce l'hai fatta. Non ce la farai, sei viva. Mi ricordo che la notte prima non ho dormito, anche perché venivo dalla coronografia e quindi dovevo stare immobilizzata nel letto almeno per 24 ore, quindi l'ho passata completamente nel letto. Non potevo mangiare, quindi stavo morendo di fame e cercavo di sdrammatizzare, no? Di fare un po' di autoironia per non pensare. Però guardavo il muro davanti a me e mi dicevo ormai ci sei, hai fatto tutti gli esami del caso, ovviamente ti manca il passo più importante. E dicevo oh, Dani, qua ci sei, lo devi fare. E quindi poi mi ricordo che il giorno dopo mi hanno fatto alzare, mi hanno detto vuoi camminare un po' per sgranchire ovviamente le gambe, faccio sì sì va bene. Oh, poi arriva l'infermiera e mi dice, mi porta il camice e mi dice hai già capito tutto, e faccio ma che ora, no? Come per dire, cioè non è che devo andare, e loro mi fanno alle 3 vengono a prenderti. Allora in quel momento ho messo il camice sul letto e ho detto te lo devi mettere, cioè non è che puoi fuggire, no? Quindi sono andata in bagno, mi sono guardata il petto, perché ovviamente poi avrei avuto tutto il taglio, no? E mi sono detta, non mi sono detta niente, stavo in silenzio tra me e me, in quel momento mi sono passati veramente davanti, penso, tutti i miei 22 anni di vita. E guardavo poi allo specchio, sono scoppiata veramente a piangere. Pizza. A piangere e vabbè, mia mamma mi diceva non ti preoccupare, andrà bene, ti aspettiamo fuori e niente, che devi fare? Mi sono messa il camice, sono arrivati a farmi la puntura pre-anestesia e poi mi hanno messo sul letto che sarebbe poi andato in sala operatoria. Mi ricordo che loro cercavano di parlarmi, ah ma tu giochi a calcio, ah ma tu di qua, tu di là, e io ridevo e dicevo sì sì una vita fa ormai, vediamo domani, no? E poi vabbè, mi avevano spiegato che mi avrebbero intubato, mandato in terapia intensiva e che mi sarei risvegliata il giorno dopo, no? Non sapevo che il mio cuore sarebbe stato sollevato e neanche mia mamma. E quindi niente, sono arrivata giù, mi ricordo che c'era questa infermiera con due occhioni blu, io lacrime totale, cioè ero, non lo so, tremavo, no? E loro mi dicevano, no, ma non ti ha fatto effetto la puntura? Io ridevo e dicevo, oh, mi dovete addormentare subito. E io la guardai e le dissi, ti prego,
addormentami, non voglio vedere né sapere niente. Allora mi hanno messo poi la maschera e mi dissero respira intensamente e io ho tirato proprio un respiro di quelli che non ne volevo più sapere. Basta. L'ultimo messaggio penso sia stato quello di mia mamma, che mi diceva ti aspetto, sei tranquilla. E poi via via sono arrivati tutti i miei amici che mi hanno scritto dai che ce la fai, non ti preoccupare, però in quel momento il sostegno si fa, ma secondo me è una cosa che tu devi vivere con te stesso, perché poi fisicamente non ci poteva essere nessuno, c'ero io e io, ero solo io con me. E quando mi sono svegliata che veramente ho capito ok, cioè ci sei, è finita, ti sei svegliata, era come se non, cioè avessi un cuore ma non avevo confidenza con lui, io non avevo il fiato, era come se ci fosse un tubo che non era collegato tra di noi, lui andava per i cavoli suoi e io che invece cercavo di comunicare con lui ma non riuscivo. Il mio primo traguardo dopo l'operazione è stata quella di scendere dal letto dopo solo 2 giorni. Mi ricordo che l'infermiere mi disse ce la fai? Vuoi provare a camminare? Io non ce la facevo più a stare sdraiata. Allora gli dissi dai va bene fammi scendere. Nel momento in cui le visite hanno iniziato ad andare bene mi hanno detto guarda vieni il mese prossimo vediamo com'è e poi magari possiamo iniziare a fare qualcosa. Quindi poi si arrivò, se non sbaglio, alla visita di gennaio in cui mi dissero guarda, ce la possiamo fare. Però nel momento in cui ho ricominciato anche a correre senza avere il fiatone, tante piccole cose, allora lì ho iniziato veramente a crederci, a dire ok, ce la posso fare, un passettino alla volta, giorno dopo giorno, metti un mattoncino, vai. E poi, finito questo ciclo, o riprendi a giocare o non giochi o non potrai più giocare, quindi quello era proprio l'esame definitivo. Mi arriva una chiamata di un numero di cui io non avevo neanche salvato, no? Ed era il medico di Roma, no? Allora faccio salve dottore, come sta? E lui mi disse ma se ti dicessi che la tua coronaria sta benino, benino da poter tornare a giocare. E in quel momento non ho capito più niente, cioè non... Mi ricordo che sono andata a mia mamma con lacrimoni e lei mi diceva perché stai piangendo? E io ho detto guarda sono idonea, no? E poi da lì non ho capito più niente, ho fatto fatica a realizzare di avercela fatta, ma faccio ancora oggi fatica nonostante io comunque stia parlando di una cosa successa. Questo è un grande successo per la medicina dello sport in generale. L'Italia è un paese, lo sentiamo dire tante volte, lo diciamo noi specialisti in medicina dello sport, ma anche le persone che orbitano intorno allo sport in generale non sono medici. Utilizziamo dei protocolli che sono protocolli all'avanguardia. La società ha voluto fortemente per il mondo della femminile che venissero adottate tutte le precauzioni e il massimo livello che viene garantito agli atleti della prima squadra maschile. Noi medici dello sport viviamo quotidianamente al fianco di atleti che vivono una grande passione, che è quella dello sport e che ne fanno di questa passione ne fanno un lavoro. Quindi ogni qualvolta si inizia la stagione è il momento in cui arrivano carichi di entusiasmo, carichi di energia. Trovarsi a dire a un atleta, in questo caso a Daniela, che quest'anno il risultato sarebbe stato quello di una non idoneità e quindi interrompere la possibilità di coltivare la propria passione e di migliorare le proprie prestazioni è un momento pesante per chi si sente dire quello che sta succedendo, ma anche per chi lo deve comunicare. Lo deve comunicare alla persona che sia davanti, ma anche, come è stato nel caso di Daniela, alla famiglia. E quindi è stato un momento duro per lei, duro per noi dello staff medico, ma
la soddisfazione che poi viene fuori quando il problema si risolve e tu hai fatto appieno il tuo lavoro è una cosa che è impagabile. La gioia di rivedere Daniela qui allenarsi con le sue compagne ti ripaga di tanti sacrifici e di tanti sforzi che fai per una vita. Ora che hai avuto questa seconda chance, cosa vuoi fare del calcio ma anche della tua vita in generale? Aspetta. Sto vivendo giorno dopo giorno per realizzare il fatto di avercela fatta, di vivere concretamente la cosa, di sentirmi come sto allenamento dopo allenamento. Poi magari passerà un mese e dirò va bene, ok, l'hai fatto, però magari non è la tua strada. Vorrei tornare a giocare una partita, questo sì, sinceramente vorrei provare quel brivido prima di scendere in campo, ma vedremo. Quando passi questi tipi di cose, di operazioni, ti rendi conto che la vita è veramente uno schiocco di dita, quindi le cose superflue, i problemini, non valgono più niente quando in gioco c'è la vita. E quindi ho proprio imparato ad amare la vita a 360 gradi. Cosa diresti alla Daniela ad ottobre dopo questo viaggio che hai passato? A me stessa di ottobre non forse ci sarei in silenzio, mi guarderei negli occhi e mi abbraccerei fortissimo, però penso che starei in silenzio. Alle persone che hanno avuto questi tipi di operazioni, questi tipi di problemi, direi di vivere semplicemente, che impari ad amare la vita. Penso che quando poi, ad esempio io, no, posso tornare a mettere la maglia della mia squadra e fare una gara ufficiale, avrà un peso che a parole non ti so spiegare, perché è soltanto quando la metti addosso e senti che c'è il giglio e dici ma allora, cioè, ce l'hai fatta davvero, no? Cioè, non è stata una vittoria solo di Daniela, è stata una vittoria di tutte le persone che dal momento in cui hanno saputo di questo mio problema mi hanno accompagnato, mi hanno rialzato, mi hanno dato una pacca sulla spalla, mi hanno detto dai, cioè, ce la devi fare, lo devi fare per noi, lo devi fare per te, lo devi fare per un sacco di cose. Quindi io ringrazio, infinitamente grazie ai medici che veramente sono stati straordinari, mi hanno seguito giorno per giorno, mese per mese in questa avventura. Però ovviamente le persone vicino a me, quelle sono state la mia forza e il mio sostegno, perché senza di loro avrei fatto fatica.